sono il direttore del Teatro Maglio di Magliano Sabina, un teatro che è stato inaugurato nel 1997. È una realtà, la nostra, molto piccola, però diciamo in qualche modo uno spazio di questo genere riesce ad accogliere persone diciamo, della comunità e persone del territorio. C'è un altro tipo di esperienza che si vedrà giù nella chiesa di San Michele, dove ci sono esposte modelli di macchine sceniche rinascimentali del 400 fiorentino. Erano proprio, ecco, il racconto stesso. Non poteva avvenire il racconto se non c'erano le macchine sceniche. Noi riprendiamo un po' la tradizione da Filippo Brunelleschi, da Francesco D'Angelo, i grandi architetti del 400. È una cosa importante questa di collegare questo tipo di esperienza che è avvenuta a Firenze. È avvenuta anche in un piccolo centro come Bagliano, dove anni fa l'artigianato era fiorente. Noi abbiamo voluto continuare questo tipo di tradizione e dare valore e spessore al concetto e alla, diciamo, esperienza dell'artigianato locale. L'artista era l'artigiano, l'artigiano era l'artista. Le città invisibili invece sono state collocate in un vecchio lavatoio comunale, dove anticamente, fino a 40-45 anni fa, le donne di Magliano andavano a lavare i panni. Quando uno lavava i panni era pulire le imperfezioni e dare la possibilità di poter, dal momento in cui gli abiti erano di nuovo puliti, iniziare la vita. Abbiamo voluto inserire dentro questo tipo di spazio il sogno, il desiderio, la città. La città perché è il nucleo dove, diciamo, la vita collettiva in qualche modo si vivifica. Ecco, e quindi il sogno è la città che tu vuoi, la città che desideri, ecco, il rapporto che tu vuoi, che desideri con la società.